sono miei tempi, non parlerò sulle cose che mi trovano totalmente d'accordo, però vorrei rimarcare una cosa in particolare, perché ritengo che se noi non puntiamo molto su queste cose che io dirò, tutte le parole d'ordine che noi stiamo dispiegando all'interno del paese perdono di significato. Io parlo quando noi diciamo che non paghiamo il debito, non paghiamo la crisi, vogliamo nazionalizzare le aziende, eccetera. Il problema nasce sempre con quali soldi. Allora, dato che i passaggi sono stati fatti, ma il discrimine, che poi dovrebbe diventare anche un discrimine quando noi cercheremo di allargare questa esperienza, noi dobbiamo parlare di questa benedetta moneta. Questo tabù va rotto chiaramente e completamente, per cui io parlerò in maniera formale contro l'euro. Vedete, le cose che ci raccontano, quando noi ci hanno spacciato questo sogno meraviglioso che è l'Europa, e questo sogno si infrange tutti i giorni con la realtà che viviamo, e ci continuano a raccontare che guarda che quella non è l'Europa che volevamo noi, ce n'è poca, perché bisogna farne di più. Allora, questa gabbia che praticamente ci avvolge tutti completamente, che è un progetto pianificato da decenni e lo sappiamo, e vedete, sembra che hanno proprio in maniera chiara, ed è assurdo che ce lo chiediamo solamente noi e tante teste coronate all'interno del centrosinistra, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, fanno finta di non vedere, applicano quello che era quella che chiamano la shock economy. Trovarono l'esponente di questa sua trasformazione in economia, quel santuomo, quel quarantomo di Milton Friedman. Loro trovarono, sperimentarono negli anni 60 che quello che avveniva su un singolo, cioè un prigioniero torturato, privato della libertà, ridotto in assoluta assenza di potere, veniva applicata, si poteva applicare alle moltitudini, alle masse. Da qui, all'interno, diciamo, se io riesco a generare una crisi, posso far fare, posso far ingoiare a moltitudini di persone cose che prima non avrebbero mai accettato di lasciare. E come faccio a far arrivare alla crisi in un paese? Lo indebito. E come lo indebito? Privando lo Stato della sua ragione di essere, cioè quella di emettere una propria moneta. Guardate, no, non sono discorsi semplicemente keynesiani o ridotti, è una cosa formale talmente banale che dobbiamo avere il coraggio di urlarla, perché se no quale crescita ci può essere dopo che è stato fatto il rigore, e con quali soldi io posso pagare l'assunzione di un posto di lavoro, con quali soldi posso nazionalizzare un bene comune? E se io straccio i trattati, se io non pago più il debito, dato che ci hanno ingabbiato che ogni centesimo che gira lo devo prendere a prestito dalle signore banche, se io non gli do più i soldi, ma come possiamo pensare che ci continuano a finanziare? Per cui questo argomento diventa derimente, non solo all'interno nostro, ma anche in quelli che verranno, perché stiamo parlando se no di aria fritta. Servono queste cose, serve a dire chiaramente che questa gabbia che ci hanno trovato va smontata così. E guardate, hanno fatto un capolavoro, perché non solo ci hanno indebitato, ma ci hanno anche, fatto accettare e convincere che era giusta che noi appaltassimo le funzioni dello Stato ai privati, ad una banca privata. E non è avvenuto solamente con l'euro, perché si sono preparati prima, è arrivato l'81 quando hanno separato la Banca d'Italia dal Ministero del Tesoro. Allora noi queste cose bisogna dirle chiaramente e dire anche che come se ne può uscire se non puntiamo direttamente contro queste cose. Vedete, la soluzione non è arruolarci, come insomma, si dice, arruolarci nella caccia all'evasore o nella caccia degli sprechi, cioè, perché sono briciole rispetto all'entità di cui abbiamo bisogno. Noi avremmo bisogno di milioni di lavoratori assunti. Storicamente è sempre stato così, queste cose non è possibile che le facciano i privati, che oggi sono strangolati anche loro perché non riescono ad avere finanziamenti dalle banche, perché non glieli danno. Una cosa del genere la può fare solamente uno Stato sovrano, e questa cosa qua può essere fatta solamente se io batto moneta, perché vale. Un'altra cosa banale che ce la dobbiamo ridire è che se uno Stato è proprietario di una moneta, il debito pubblico non esiste, è una traccia contabile. Il debito loro l'hanno trasformato in reale perché hanno trasformato la nostra moneta
in una moneta straniera, siamo come un paese del terzo mondo che usa la moneta dei paesi che lo dominano. Questo è quello che ci hanno ridotto. Allora, rispetto a questa cosa, io ritengo che, spero che la cosa che stiamo cercando di costruire qui vada avanti, abbia successo, perché ne abbiamo bisogno, perché le cose che stiamo dicendo qua le diciamo solo noi, e altri che dovevano parlare, e altri che hanno parlato per nome nostro, ci hanno regalato questo deserto, un deserto di vergogna e di miseria, ed è bene, già sono quasi tutti spariti, è bene che il rimasuglio che c'è sparisca completamente. E guardate, è perché le contraddizioni del 5 Stelle sono tante, è inutile perdere, ma perlomeno ha rovesciato il tavolo e tanta gentaccia se n'è andata a casa, perché quello diceva, chi vive nelle realtà sociali, le realtà sociali nei posti di lavoro, sa benissimo quello che chiede la gente, c'è una voglia di cambiamento totale, dobbiamo riavvicinarli alla politica, alle organizzazioni sindacali, perché purtroppo per colpa di qualcuno questi due termini sono diventati delle parolacce. Allora continuiamo così, sta benissimo una testa un voto, nessuna testa di serie A e nessuna testa di serie B, possiamo farlo solo noi, anche se qualcuno dovrà perdere per il bene comune un minimo della sua giusta soggettività e identità. Se non facciamo così, praticamente noi abdicheremo al nostro ruolo. Grazie.